riusciremo a costruire, a piantare 4.200. Puntare sui giovani, sullo sport e mantenere un dialogo sia con le parrocchie sia con l'associazionismo sono gli obiettivi di Giuseppe Franchini, neopresidente di Avisfano, eletto nei giorni scorsi dopo le votazioni di sabato 8 e domenica 9 maggio. Già presidente del coro polifonico malatestiano, del Lions Club e della Fondazione Sorelle Mondo, Giuseppe è impegnato da anni nel volontariato, al quale ha dedicato tempo, impegno e costanza. Forse pensavo di chiudere questa esperienza che avevo condotto per due mandati, ma iniziando anche prima, dal momento che l'allora presidente dell'Avis Fanese, Massimo Seri, mi aveva chiesto di elaborare un progetto per le scuole. Fece questo progetto, il progetto funzionò, è cresciuto enormemente nel tempo, è diventato una delle punte di diamante dell'Avis Fanese, e quindi la presidenza mi ha un po' sorpreso, però tutto sommato mi induce di nuovo a rimboccarmi le maniche e riprendere il lavoro. Giuseppe succede a Marco Savelli e avrà al suo fianco il consiglio direttivo composto da 15 persone tra conferme e nuovi ingressi. Veronica Verna sarà la vicepresidente, Andrea Vitali il segretario, Francesco Mulazzani il tesoriere e Fabrizio Tito il consigliere esecutivo. Tre invece i volontari che compongono il collegio dei revisori dei conti, mentre la direzione sanitaria è assegnata a Maria Teresa Giommi. Per Veronica sarà fondamentale far crescere la cultura del dono non solo di sangue e plasma, ma anche di organi e midollo. Avis è l'associazione più longeva della città, ha ricordato invece il sindaco Massimo Seri, negli anni ha proseguito, è stata capace di rinnovarsi continuamente grazie ai gruppi di volontari che si sono succeduti, persone di cui ci si può fidare e che si sono sempre impegnate anche nel periodo più difficile della pandemia, durante il primo lockdown. Essere qua è una missione. C'è anche una forte componente femminile che porterà sicuramente un valore aggiunto alle attività del prossimo quadriennio. Indubbiamente, essendo già stato nel vecchio consiglio, io ragiono anche in termini di continuità. Probabilmente dovremo rafforzare ulteriormente la managerialità del volontariato, della generosità, insomma, dei nostri donatori, ma soprattutto io credo che dovremo lavorare in maniera molto intensa, allacciando o rinforzando ancora di più il contatto con gli oltre 2.600 donatori che in tempo di pandemia ci hanno sorpreso, perché nonostante la paura, nonostante le tante domande, nonostante i disagi che c'erano, hanno mantenuto in maniera egregia il livello donazionale, perché le oltre 4.200 donazioni indicano veramente che c'è un cuore generoso nella città di Fano su cui possiamo ricostruire tanto futuro. Buon lavoro. Grazie.